Perché ci impegniamo tanto in questa campagna elettorale quando tra diciamo così, i progetti e i voti del Popolo della Libertà c'è anzitutto un ridimensionamento forte del ruolo della provincia, una ridefinizione del ruolo della provincia, una revisione che consenta di conseguire non solo risparmi di spesa, perché risparmi di spesa sono un sintomo ovviamente, ma una riduzione dello spazio della politica a favore della società, a favore delle famiglie, degli individui, e una ridefinizione del ruolo istituzionale della provincia nel senso della sussidiarietà verticale, cioè verso il basso, verso la rafforzamento dell'economia locale e verso una valorizzazione dei comuni rispetto a organismi che oggettivamente hanno una minore legittimazione sociale, quali sono le province, le regioni e perfino lo Stato. Ci siamo sempre chiesti perché, se davvero vogliamo, come in taluni casi è evidente, l'abolizione delle province, perché dobbiamo impegnarci tanto in una campagna elettorale che ci vede coinvolti per la vittoria, per il governo della provincia, e che cosa noi pensiamo di fare quando saremo al governo della provincia. Non ci metto il sé, perché per me insomma, è abbastanza evidente che si vuole per vincere, non per partecipare. Noi abbiamo già dato una risposta a questo quesito, che è fondamentalmente politica e che ha bisogno però di essere accompagnata anche da una risposta ordinamentale, istituzionale, di proposta. La risposta che abbiamo dato è che quando governeremo la provincia, governeremo come se fossimo in una fase di attuazione di quella riforma istituzionale che vede in qualche modo ricondurre la provincia a un suo ruolo di coordinamento, di armonizzazione delle realtà territoriali più direttamente in contatto con il cittadino, quali sono i comuni, e la liberi invece di quelle competenze, di quelle attività amministrative che più direttamente sono espressione di potere burocratico, ovvero di potere avulso dalla diretta responsabilità rispetto al rapporto diretto col cittadino. E in questo senso abbiamo nel programma elettorale, che presto presenteremo dopo averlo elaborato con il concorso di una partecipazione popolare davvero notevole, presenteremo un'idea di provincia, che è l'idea di provincia come non soggetto che accentra, ma soggetto che aiuta la partecipazione dei territori, che favorisce il protagonismo dei comuni, che enfatizza le autonomie territoriali. Ciò detto però rimane la domanda fondamentale: che cosa vogliamo fare noi di tutta questa congerie di enti che attualmente affolla il panorama istituzionale, che parte dalla provincia ma non si esaurisce con la provincia? Sarebbe molto demagogico e molto semplicistico fermare la nostra attenzione all'ente provincia e su quello appuntare tutte le nostre critiche. Succede nei programmi radiofonici, nei programmi televisivi, non manca mai chi punta l'indice contro la provincia e dice che non serve a niente, aboliamola. Le voci contrarie non si sentono, a volte sfugge il senso complessivo della percezione del movimento, che non si esaurisce appunto come dicotomia tra provincia e comune, ma è di molto, è più complessivamente connotato da una presenza di enti che invece hanno una loro rilevanza anche sul piano del posto. Tra l'altro si dimentica spesso che la provincia ha una sua rilevanza costituzionale e che pertanto è tutelata nel modello della Repubblica, così come emerge dall'attuale titolo della Costituzione, è tutelata da una previsione costituzionale. Quindi
per chi come noi voglia agire in senso riformatore del sistema, si pone il problema intanto di immaginare quelle forme che consentano di poter intervenire sull'ordinamento a costituzione invariata, cercando di attuare quei principi di risparmio di spesa pubblica, di riduzione della presenza del peso della burocrazia e della politica nella società e nell'economia, facendo salvo il principio costituzionale e tuttavia agendo su quelle situazioni di livello legislativo che invece consentono l'intervento. Per essere molto più chiari, la Costituzione prevede le province, ma non prevede tutta un'altra serie di organismi che tuttavia nel tempo si sono costituiti per volontà politica e quindi sostanziati e introdotti da leggi ordinarie dello Stato o delle regioni e che possono e che legittimamente possono essere messi in discussione. Di qui l'idea che io considero molto innovativa, molto geniale di Mario Balducci di intervenire su questo mondo, che è un mondo abbastanza sconosciuto peraltro, che rappresenta di per sé un universo che ha tutte le caratteristiche che legittimano la medesima critica che viene svolta nei confronti della provincia, dell'istituto delle province, ma che magari ha più titolo di essere sostenuta e rilevata nei confronti di questi soggetti che non nei confronti della provincia. Un universo cioè di enti che non hanno una legittimazione costituzionale ma che trovano il loro motivo, il loro motivo consolidante soltanto in ragionamenti contingenti, ad esempio le autorità di bacino per quanto riguarda l'attuazione della legge Galli, che in Toscana, credo caso più unico che raro, vengono costruite come entità che si sovrappongono alle province e ai comuni. Le comunità montane sono un altro esempio, le autorità di bacino sono un esempio rilevante non soltanto per l'attuazione della legge Galli sul ciclo integrato delle acque, ma anche su quella dei rifiuti. Ci siamo inventati in Toscana persino le autorità d'ambito per la gestione delle casse popolari, il che dà la misura della, come dire, moltiplicazione degli enti che è avvenuta senza alcun'altra ragione che non quella di moltiplicare i soggetti titolari di funzioni specifiche relativamente a competenze amministrative che solo nella legge trovano il loro fondamento. Di qui l'idea, ripeto, geniale di intervenire immediatamente per conseguire quei risparmi di spesa che sono, ripeto, un sintomo del taglio della presenza pubblica nella società e nell'economia, attraverso non un intervento direttamente sull'ente provincia, che, ripeto, può essere legittimato solo da una revisione costituzionale, ma un intervento su quegli enti che nel frattempo sono stati costituiti e sono cresciuti all'ombra delle previsioni costituzionali e magari a dispetto delle previsioni costituzionali e soltanto rispondendo a un'esigenza di maggiore presenza della politica e della burocrazia nell'economia e nella società.